Buongiorno, ben trovati con il consueto appuntamento delle ore 13 del TG di areacentese.com. In apertura parliamo di sanità perché in questi giorni è stato chiuso in via provvisoria il punto di osservazione temporanea presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cento, un fatto che ha creato non poche preoccupazioni. Mancano gli infermieri, così chiude provvisoriamente questo punto di osservazione attivato da pochi mesi. Lo evidenzia con grande preoccupazione la funzione pubblica CGIL dopo che ieri ha appreso dalla direzione della sospensione temporanea del servizio al pronto soccorso del Santissima Annunziata, perché mancano appunto gli infermieri necessari. Questo potrebbe comportare un allungamento dei tempi di attesa degli utenti al pronto soccorso, tornando di fatto indietro rispetto al miglioramento apportato da questo servizio. Il problema è sotto osservazione da parte della direzione generale, raggiunta in mattinata telefonicamente dalla nostra redazione, che dichiara di voler arrivare in modo celere ad una soluzione. Aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime edizioni. Servizio domani, sabato 11 marzo, il gruppo Amnesty International 196 di Cento sarà presente con un bacchetto di raccolta firme in piazza del Guercino dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Quest'anno, in particolare, l'azione 8 marzo è dedicata alle donne che pagano un prezzo altissimo per la loro attività sociale. Siamo adesso alla pagina del teatro, torna la rubrica palcoscenico curata per noi da Maria Rita Atti, l'8 di marzo, tutto esaurito durante la serata dedicata alla festa della donna per il cartellone in rosa con ricette d'amore. Vediamo insieme. Nella serata dell'8 marzo, Festa delle Donne, al Teatro Panduriera di Cento, andate in scena Ricette d'amore. Siamo in Panduera, ma in realtà siamo in una bellissima cucina con un'esplosione tutta femminile. Infatti questa sera in Panduera ci sarà Ricette d'amore, l'autrice Cinzia Berni. Ciao, buonasera. Come nasce Ricette d'amore? Come nasce? Nasce proprio per il piacere di raccontare le donne, le femmine, le amiche. Quindi raccontare un po' come siamo noi donne quando facciamo le chiacchiere. Ed è un po' il segreto, secondo me, lo vogliamo dire, successo, che questo spettacolo piace molto, lo possiamo dire, perché è come la sensazione di stare a guardare dal buco della serratura quattro amiche che chiacchierano. Per cui le donne ci si rivedono, gli uomini si incuriosiscono. Sentiamo le altre amiche. Ciao, io sono Chetti Roselli, interpreto Irene, un personaggio un po' particolare perché insomma avrà uno sdoppiamento di personalità ad un certo punto dello spettacolo, ma non vi anticipiamo niente perché altrimenti insomma, sviliamo troppo. Ecco. Maria Pia Timo
interpreto Giulia, che è il personaggio, diciamo, come dire, il più porco del, del quartetto. Per usare un eufemismo. Per usare un eufemismo francese. O come diciamo nello spettacolo, e tu hai una grande capacità di parlare per metafore. Sì, il nome della sintesi. E questo è bello, perché poi una donna vuole liberarsi anche, no? Quindi l'animo porco di ognuno di noi ci si ritrova in questo personaggio. Pulire l'animo porco di Giulia, Susanna. Susanna che è... Ah, salve, sono Laura Freddi. Che è quella genuina, diciamo la più genuina, che cercherà di stare al passo di tre donne molto belle, molto eleganti. Lei è, si muove in maniera goffa, è quella che fa, diciamo, più danni sul palco, cerca di capire e di imparare, no? da donne che hanno esperienze sicuramente diverse dalla sua, sta per sposarsi e succederà un disastro, insomma, in questa commedia alla povera Susanna. Però è bella questa commedia, secondo me divertente, ma anche molto riflessiva, perché le donne di questa commedia alla fine sono solidali, cioè è un gruppo di donne che non sono in competizione, saranno in competizione solo quando arriverà, però alla fine questa storia, questo incontro che avranno con un uomo le cambierà la vita a tutte loro, ma si rafforzerà il gruppo e l'amicizia, e questa è la cosa bella di questa commedia, secondo me. Quanto è brava Laura Freddi, si vede che lei è showgirl, noi invece siamo teatranti. Il problema è che io non c'entro niente. È brava, è brava. E me bacia, me bacia, me bacia, e mi dice che sono sua, tutta, 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 tutta sua, tutta sua. Mamma mia, è grave. E poi io sono il disastro, sono il santo che interpreta Luca, che hanno detto tutto loro praticamente, quindi c'è poco da aggiungere. Questo ragazzo entrerà dentro casa di queste quattro donne. Fratello di Giacomo, quello basso pelato con gli occhiali. T'hanno adottato! Un momento prima, insomma, faranno vedere, insomma, di essere coesi in questa riunione, in questa cucina. A un certo punto arriva lui e oltre a rompere gli schemi romperà qualcos'altro, ma appunto non lo stesso piano della sintesi. Insomma, è una commedia molto molto divertente. Io sono in mezzo a quattro donne, non posso che essere felice. Qui è la nostra quota Rosa Gazzetta. Poco, proprio un ciccinino direi. Pronto? Un saluto a tutte le donne di questa sera. Auguri, oggi è 8 marzo, insomma, auguri a voi tutte che ci state guardando, speriamo, insomma, di farvi divertire in questo spettacolo e godetevi questa vostra giornata. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Auguri.
il mondo aziendale dell'informazione territoriale si arricchisce di un nuovo gruppo, il Media Event Group si è presentato proprio ieri alla stampa. Sentiamo Giulia Borgioli. Ieri pomeriggio, giovedì 9 marzo, è stato presentato al Circolo della Stampa di Via Guobassi a Cento il MEG. Si tratta di un nuovo gruppo di imprese e associazioni che si sono riunite per proporre in modo sinergico una serie di servizi per la collettività, non solo centese ma anche su scala regionale, ha spiegato così Giuliano Monari, capofila della cordata. In particolare, Media Event Group, questo è il significato dell'acronimo, si concentrerà su quello che viene chiamato infotainment, ovvero quella serie di attività che ruotano attorno sia all'informazione che all'intrattenimento. Accanto al principale esponente, Videoprint SRL, società editrice di areacentese.com e di TVA, la prima web TV locale, saranno infatti presenti anche tutti gli altri elementi necessari per creare un network di informazione a 360 gradi, spot televisivi, radiofonici, banner, pubblicazione di libri e pubblicità cartacea e cartellonistica, della quale si occuperà il team di Filippo Munaro di Bolognese Editore. Tra gli altri protagonisti, difatti, troveremo anche la casa editrice Freccia d'Oro di Marco Cevolani, giovane realtà del panorama editoriale italiano, e il Piccolo Reno, bimestrale di cultura che a breve tornerà nelle edicole per sostenere quel tipo di comunicazione che non può essere diffusa soltanto online. Non solo, altra attività di punta del Media Event Group sarà l'organizzazione di eventi di qualsiasi genere, dai matrimoni alle inaugurazioni di aziende con catering e buffet, ma anche eventi ludico-ricreativi o sportivi grazie a The Creatives, un team di volontari ed esperti rappresentati ieri da Roberto Tira e Angelo Rausa. Si tratta quindi di un grande gruppo che, grazie al supporto di un team esperto e soprattutto al gioco di squadra, ha ribadito più volte Giuliano Monari, collaborerà con le realtà locali e non solo, per garantire ai cittadini un servizio di informazione e intrattenimento completo e potrà fungere da veicolo pubblicitario per tutte quelle aziende che desiderano farsi conoscere anche al di fuori della realtà locale. L'edizione di oggi si conclude qui, vi ricordo che per tutte le altre notizie e anche per tutti i video sono sempre disponibili tutti quanti sul portale del giornale www.areacentese.com. L'appuntamento con l'informazione è per domani alle ore 13. Grazie ancora e arrivederci.